Lenta o finirai per fare male a qualcuno. Cercherò di non farmi vedere. Attacca te!
Forza. Conviene farmi scoprire. Svegliamo bestiate 10 nell'Ade! La vittoria è nostra!
Questo scontro è tra te e me. Ed è uno scontro che tu non potrai mai vincere. Se Brasida muore, il suo sangue insozzerà le tue mani. Il suo, il tuo e quello di tutti i tuoi amici. Sei pazza! Possiamo ancora fermare la... Basta! Noi non ci fermeremo! Io non voglio ucciderti, Cassandra, ma ti fermerò! Se andiamo avanti così, uno di noi morirà! E non è questo il punto! Ho trovato nostra madre! Finalmente riuniti, soltanto per separarci di nuovo! Che ti è saltato in mente l'ultima volta? Non lo so, cercare di salvarti? Non è stato così. Ti avevo detto di stare alla larga da me. Eppure eccoti qui. Quindi? Cosa? Sarò prigioniero finché non verrò ucciso? L'idea è quella. O potrei venire lì e finirti in qualsiasi momento. Ma prima, dimmi quello che sai. Credevo che la tua setta ti avesse detto tutto. Sembri stare dalla loro parte. Ma loro non stanno dalla tua. Credi che io sia una semplice pedina? Allora dimostramelo. Dimmi perché sto dalla parte sbagliata. Convincimi, ti sfido. Che cosa vuoi sapere? Tutto quello che dici essere il vero. Ma dopo ti ucciderò. Perché quella notte fui abbandonata sulla montagna? Chiedi alla gente che mi vuole morto.
e che ti considera una cazzo d'idea. Tu osi insultare chi non mi ha lasciato morire? Ma furono loro a mandarti su quella rupe! Io porto loro vittorie. Getterebbero via il loro campione, Malaka. Ti stanno usando. Non saresti qui se sapessi con certezza che ti hanno detto la verità. La verità è che se volessero un semplice soldato ne avrebbero migliaia tra cui scegliere. Ma vogliono me, e me soltanto. Vogliono la fine della nostra famiglia, di tutti noi. Vogliono che scompariamo. Allora spiegami perché sono ancora qui. Ti hanno preso da giovane. Ti hanno plasmata a loro vantaggio. Hanno creato una macchina. A loro non importa nulla di noi. Deimos, ti stavamo cercando. E sei qui. Nelle fogne. Ho sentito delle grida. Non è niente. Vai! Ora! Questa non è una tua responsabilità. Io non sono una tua pedina. E tu non sei il mio padrone. Certo, campione. Una mancanza di tatto che non si ripeterà. Ricorda che è colpa tua se sei lì dentro. A me non sembra proprio. Devi capire che tutto questo è per Atene, Alexios. Pericle avrebbe impoverito l'intera città. I cittadini vivevano nello squallore. Per questo l'hai fatto uccidere. Per trovare il tuo orlo perfetto, bisogna rompere qualche uovo. Non era la persona giusta per noi. Uccidere i tuoi avversari dimostra che genere di guida tu sia. Oh, ma questo è solo l'inizio. Se solo tu potessi assistere al mio piano. Vieni nella cella. Sei qui per uccidermi, no? Vediamo che succede. Per mia fortuna ho altri incendi da estinguere. Ho sentito parlare di rivolte. Di già, non c'è voluto molto. Ma ho un piano. Non potranno rivoltarsi da morti. Non vedo come tu possa affrontare dei ribelli se rifiuti di combattere con una sola persona. L'atto stesso è fuori dal mio controllo. La votazione è avvenuta. Che ti ho detto? Il popolo mi ha dato la sua benedizione. Io uso il loro potere. Questa non è democrazia. Il popolo ha scelto il suo destino, Alexios. Ha scelto me. Sei un bastardo, Cleone. Non agisco da solo. Il popolo di Atene ha parlato senza che io alzassi un dito. È così che si affrontano le ribellioni. Non sanno in cosa si stanno cacciando. La setta ha vinto, Alexios. Ora devo occuparmi della nave diretta a Mitilene. I suoi passeggeri avranno un brusco risveglio. Non ci vorrà! Per la potenza di tutti gli dei! Che tempismo! Interessante. Forse la morte potrebbe essere la migliore benedizione dopo tutto. Ah, beh,
Beh, ci avete provato. È il pensiero che conta. Grazie agli dèi sei vivo, Alexios. Se queste guardie non sono le ultime, ne arriveranno altre. Dobbiamo andarcene in fretta. Aspetta, dobbiamo parlare di Cleone. Socrate ha tenuto d'occhio quel bastardo. Conosciamo le sue intenzioni. Presto, la sua attrezzatura, Barnaba. Vieni, Barnaba. Alexios, vediamoci a casa di Pericle. Lì parleremo di quello che sappiamo. Il Partenone è costruito su decine di cadaveri. Thank you.